Come avete visto, il 1 settembre del 1939 le armate tedesche irruppero in Polonia senza preavviso. Il tentativo nazista di ridurre il mondo in schiavitù era cominciato. Il 1 settembre del 1939 Hitler invase la Polonia. Nell'arco di 3 giorni l'Inghilterra, la Francia e i loro imperi dichiararono guerra alla Germania. La stampa, i cinegiornali e la radio annunciarono con grande risalto l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Le nazioni neutrali riaffermarono la loro non belligeranza. Alcune, come l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo, geograficamente incuneate fra i paesi in guerra, si armarono meglio che poterono per difendere la loro neutralità. Altre, come la Danimarca e le nazioni della penisola scandinava, la Finlandia, la Svezia e la Norvegia, erano abbastanza lontane dai campi di battaglia da sperare di evitare il coinvolgimento nel conflitto. Speranza che sarebbe stata delusa. La Scandinavia era troppo importante sia per l'URSS che per la Germania. Il confine sudorientale della Finlandia era solo a 32 km da Leningrado. Se la Finlandia non fosse riuscita a convincere il leader sovietico Stalin che non avrebbe mai permesso che un attacco tedesco alla Russia partisse dal suo territorio, era probabile che l'URSS avrebbe compiuto un'azione preventiva. Hitler non aveva ancora sviluppato piani per un attacco del genere. Si preoccupava invece della possibilità che la Gran Bretagna e la Francia muovessero contro la Norvegia per tagliare alla Germania i rifornimenti di ferro. Questo metallo, vitale per l'industria di guerra tedesca, veniva trasportato per ferrovia dalle miniere della Svezia settentrionale al porto norvegese di Narvik. Da lì veniva imbarcato su navi che percorrevano le lunghe e vulnerabili coste della Norvegia. Le preoccupazioni di Hitler non erano infondate. Fin dal 1 settembre, quando era divenuto primo lord dell'ammiragliato, Winston Churchill aveva pianificato esattamente questo. Dopo la spartizione della Polonia tra Hitler e Stalin, tutti e 3 pensavano alla Scandinavia. L'Unione Sovietica. Nel 1939 l'Unione Sovietica appariva al resto del mondo potente e minacciosa. Nell'est si erano già combattute grandi battaglie tra l'Armata Rossa e l'esercito giapponese lungo il confine fra la Manciuria e la Mongolia. A occidente la Germania nazista si espandeva costantemente verso est. Nel primo anno Hitler aveva annesso l'Austria, i Sudeti, la Boemia Moravia e la Slovacchia. Adesso pretendeva dalla Polonia il corridoio di Danzica. Per quasi 2 anni l'URSS aveva condotto trattative a basso livello diplomatico con la Finlandia, esigendo garanzie forti sulla sua neutralità. Il paese non aveva alcuna voglia di diventare un satellite della Russia e si rivolse in primo luogo ai suoi vicini scandinavi, in particolare alla Svezia, per avere un appoggio in caso di conflitto. Quando le pressioni sovietiche spaventarono la Svezia, la Finlandia si mise in contatto con l'Inghilterra e il 18 giugno del 1939 il generale Sir Walter Kirk arrivò a Helsinki per una visita di 4 giorni. Una settimana dopo, il capo di Stato Maggiore Generale della Wehrmacht, il generale Halder, arrivò a sua volta a Helsinki per ispezionare le difese finlandesi. La notizia raggiunse Mosca il 30 giugno. Il giorno stesso Stalin ordinò a Scheposnikov, il capo di Stato Maggiore Generale delle forze sovietiche, di preparare un piano di guerra alla Finlandia. Per quasi tutta l'estate del 1939, Mosca fu tormentata dalla paura di un imminente attacco tedesco attraverso la Finlandia. Poi la firma del patto di non aggressione russo-tedesco cambiò la situazione. Almeno per il momento, i due paesi avrebbero fatto causa comune. Il 22 settembre, il ministro degli esteri sovietico Molotov convocò il primo ministro dell'Estonia e la prima settimana di ottobre fece lo stesso con quelli di Lettonia e Lituania. Il risultato fu che tutti e 3 i paesi firmarono patti di mutua assistenza con l'URSS,
una premessa all'annessione all'impero sovietico. Un invito simile giunse a Helsinki il 5 ottobre. La Russia pretendeva la cessione definitiva di alcune isole del Golfo di Finlandia, la cessione in affitto della penisola di Hanko, la rinuncia a gran parte della penisola di Ribaci sulla costa artica, lo spostamento della frontiera sull'istmo di Karelia verso ovest fino a una trentina di chilometri a est di Viipuri e la distruzione di tutte le fortificazioni sull'istmo. Considerando la disparità delle forze tra la Finlandia e la Russia, queste pretese apparivano moderate, ma per la maggior parte dei finnici erano insopportabili. Durante l'incontro finale, Stalin fu molto affabile. Strinse la mano a ogni membro della delegazione e augurò loro ogni bene. I sovietici erano sicuri che le forze che stavano ammassando al confine avrebbero indotto in breve la Finlandia ad accettare le loro imposizioni. Nell'autunno del 39 Stalin era all'apice del suo potere. Fin dalla morte di Lenin nel 1924, il segretario del partito, una volta concepito come un semplice impiegato, aveva sistematicamente rimosso dalla burocrazia interna ogni reale o potenziale avversario, così come aveva eliminato milioni di nemici di classe, come i kulaki. Dal 1937 l'Unione Sovietica era stata destabilizzata dalle sue purghe negli alti gradi dell'Armata Rossa. Nell'estate del 39 sopravviveva un solo maresciallo, Zhukov, la cui posizione defilata nell'estremo oriente sovietico gli aveva probabilmente salvato la vita. Quasi tutti i generali erano scomparsi. Solo gli ufficiali superiori fino al livello di tenente colonnello avevano avuto qualche possibilità di sopravvivere. Il risultato di queste purghe fu che Stalin si trovò isolato. Dipendeva dalle informazioni fornitegli da una rete di agenti subordinati, più che da altri leader politici. Terrorizzati dalla possibilità di essere a loro volta purgati, tendevano a dirgli solo cose che pensavano gli fossero gradite. L'ambasciata russa in Finlandia gli riferì che il paese era paralizzato dalla lotta di classe e che il proletariato finnico avrebbe accolto i sovietici come liberatori. Quindi Stalin si aspettava che le sue armate avrebbero occupato la Finlandia in pochi giorni, come era stato per la Polonia orientale dopo il 17 settembre. La stessa cosa prevedeva il più importante ufficiale finnico, il barone Carl Gustav Mannerheim. Aveva passato l'autunno del 39 a implorare il governo civile di prendere molto sul serio le pretese sovietiche. Ma non aveva avuto successo e si preparava a dimettersi, non volendo aver parte in una politica che, secondo lui, avrebbe portato la Finlandia alla distruzione. La strategia finnica consisteva nell'accrescere le difese naturali con fortificazioni artigianali. I 1.000 chilometri di frontiera potevano essere facilmente penetrati, ma l'avanzata degli invasori sarebbe stata imbrigliata in poche strade che si snodavano in mezzo a fitte foreste di pini e a una rete di laghi e fiumi. Quindi i finnici non contavano su una impossibile sconfitta militare del nemico, ma su una resistenza abbastanza lunga da consentire alle nazioni amiche di intervenire. Pensavano che fosse improbabile un attraversamento dei confini a nord del lago Ladoga in zona artica. Problemi logistici sconsigliavano operazioni militari in quella regione desolata. Molto più facile era un attacco verso nord a partire da Leningrado attraverso l'istmo di Karelia, una striscia di terra di 120 km tra il Golfo di Finlandia e il lago Ladoga. Qui avevano costruito 109 fortificazioni per tutta la larghezza dell'istmo, più forti ai lati dove potevano contare sull'artiglieria navale. La sezione più vulnerabile della linea difensiva era a cavallo della via più breve tra Viipuri e Leningrado, dove due larghe strade attraversavano il villaggio di Summa per andare verso quello di Lahti. I finnici deposero vaste barriere di filo spinato e migliaia di mine lungo le più probabili vie d'accesso. L'intero istmo di Karelia fu disseminato di ostacoli anticarro, da 5 a 7 file di monoliti granitici sprofondati nel terreno. Sebbene non potesse essere paragonata alla Maginot o alla Siegfriedo, questa linea difensiva era meglio che niente. Mannerheim pensava che con un po' di fortuna avrebbe potuto fermare i sovietici per una settimana o 10 giorni.
le forze sovietiche. Nell'ultima settimana di novembre i sovietici avevano dispiegato 450.000 uomini, 23 divisioni di fucilieri, 2.000 carri armati e 1.000 aerei. Rappresentavano il 25% delle loro forze in servizio attivo all'epoca. Come i finnici avevano previsto, erano concentrate maggiormente presso l'istmo di Carelia. Qui la settima armata russa consisteva in 12 divisioni di fucilieri, un corpo motorizzato, 3 brigate corazzate e 12 reggimenti di artiglieria. In tutto 200.000 uomini e 1.500 carri armati. Ciò che invece i finnici non avevano previsto era un dispiegamento significativo di forze sovietiche lungo tutti gli 800 chilometri della frontiera che andava dalla sponda settentrionale del lago Ladoga alla costa artica. Subito a nord del lago Ladoga c'era l'ottava armata russa. 6 divisioni di fucilieri e 2 brigate corazzate che comprendevano 130.000 uomini e 400 carri armati. Ancora più a nord, la nona armata dispiegava 5 divisioni di fucilieri in 3 colonne separate. Sulla costa artica, la quattordicesima armata aveva 3 divisioni di fucilieri. La quattordicesima e la nona disponevano in tutto di 140.000 uomini e 140 carri armati. I sovietici avevano sui finnici una superiorità di 3 uomini a 1, 80 carri a 1, 5 pezzi d'artiglieria a 1 e 5 aerei e mezzo a 1. Questo rapporto di forze era stato conseguito grazie a un massiccio arruolamento di reclute inesperte, capaci al massimo delle più semplici manovre tattiche e operative. Questo fatto avrebbe avuto poca importanza se il comando fosse stato solido. Il conflitto si avvicina. L'intera operazione era affidata al generale Merezkov. Gran lavoratore e abile navigatore politico, non era uno stupido. In un rapporto al capo del partito di Leningrado, aveva sottolineato i rischi di inoltrarsi nel difficile terreno finlandese. Il 29 ottobre, il commissario alla difesa Voroshilov ordinò a Merezkov di sviluppare un piano operativo per circondare e annientare l'esercito finlandese attraverso una manovra combinata di aria, di mare e di terra. Un mese dopo era tutto pronto. L'aviazione avrebbe dovuto colpire i centri più popolosi della Finlandia, paralizzare le principali vie di comunicazione e trasporto e distruggere la debole aviazione finnica. Simultaneamente, la flotta baltica avrebbe bombardato e neutralizzato le fortificazioni difensive sulla costa, mentre le forze da sbarco avrebbero preso il controllo delle isole chiave sul Golfo di Finlandia. Nel frattempo, le colonne corazzate sovietiche sarebbero penetrate nel cuore del paese seguendo 4 direttrici su un fronte di 1.000 chilometri che andava dalla Carelia a sud fino a Petsamo a nord. In pochi giorni sarebbe finita. Per fronteggiare questo assalto, i finnici avevano potuto mobilitare circa 180.000 uomini, organizzati in 8 divisioni di fanteria e in un certo numero di battaglioni indipendenti. Erano concentrati principalmente sull'istmo di Carelia, dove 6 divisioni, inquadrate in 2 corpi, si attestarono su posizioni difensive lungo la linea Mannerheim. A nord del lago Ladoga, schierate su una linea di circa 100 chilometri, c'erano altre 2 divisioni inquadrate in un altro corpo. I rimanenti 1.000 chilometri di frontiera fino alla costa artica erano presidiati dall'armata finlandese del nord, un insieme di guardie civiche, guardie di frontiera e riservisti richiamati. I comandanti finnici avrebbero sperimentato 2 diverse tecniche di combattimento. Una strenua e incessante battaglia difensiva sull'istmo di Carelia e una guerra di rapide manovre e agguati improvvisi a nord del lago Ladoga.
Gli ufficiali di Mannerheim sul fronte carelliano erano il generale Ugo Ostermann, comandante dell'armata di Carelia, suddivisa nel secondo e terzo corpo, comandati rispettivamente dai suoi due subalterni, il generale Harold Alquist e il generale Erich Heinrichs. Erano ufficiali intelligenti, capaci di affrontare brillantemente situazioni difficili, ma mancavano di esperienza. Disapprovavano la scelta di Mannerheim di attestarsi in difesa dell'istmo di Carelia ed erano molto più entusiasti dell'idea di lanciare una controffensiva per bloccare lo slancio iniziale dei sovietici. La tradizione movimentista degli ufficiali finnici fu messa in pratica nelle foreste a nord del lago Ladoga. Là emersero quegli eroi della guerriglia sugli sci che avrebbero catturato l'immaginazione popolare in tutto il mondo. Uomini come il manager Paavo Talveler, l'importante avvocato Hjalmar Stalasvo e l'agitatore di destra Kurt Valanias guidarono le loro forze con un talento e un'energia sconosciute ai militari sovietici dell'epoca. Almeno uno di essi avrebbe scoperto di non poter sopportare la tensione. Kurt Valanias, posto al comando di un'unità di riservisti frettolosamente spedita sulla linea Mannerheim alla fine di febbraio, si attaccò alla bottiglia, restando ubriaco 3 giorni. Il 3 marzo Mannerheim lo sollevò dall'incarico. I finnici sapevano che in ogni battaglia contro l'Unione Sovietica avrebbero dovuto stare sulla difensiva, ma erano convinti che avrebbe dovuto essere una difesa attiva. Avevano una scarsa potenza di fuoco, ma erano molto forti in termini di mobilità e tattiche di basso livello. La foresta stessa esigeva iniziative individuali e operazioni di piccole unità. Venivano richieste precisione di tiro, agilità mentale, efficienza fisica, conoscenza del terreno, capacità di orientamento e di mimetizzazione, mentre le esercitazioni dimostrative venivano scoraggiate. Tattiche non convenzionali, agguati, pattugliamenti a lungo raggio, depistaggi e incursioni vennero elevati a dottrina bellica e perfezionati. Lo scopo era assorbire il primo colpo sovietico, rallentare l'avanzata del nemico, logorarlo e poi contrattaccare. L'invasione sovietica. Subito dopo l'alba del 30 novembre del 39, i bombardieri sovietici Medi SV-2 attaccarono i punti strategici di Helsinki, uccidendo 200 persone il primo giorno di guerra. Durante le 48 ore seguenti, arrivarono al quartier generale di Mannerheim notizie d'attacchi sovietici sul Golfo di Finlandia a sud e sulla costa artica a nord. Nell'estremo nord furono bombardate dalla flotta russa le posizioni finniche sulla penisola di Ribaci e poco dopo vi sbarcarono truppe della divisione sovietica 104. Soverchiati dal numero, i finnici si ritirarono a sud, abbandonando il porto di Petsamo. Non c'era alternativa. Mannerheim sapeva che ogni tentativo di tenerlo avrebbe dato luogo a un assedio e non aveva modo di rifornire i difensori. Il 1 dicembre l'incrociatore sovietico Kirov e 2 grandi cacciatorpediniere aprirono il fuoco sulle fortificazioni finniche ad Hanko, sul Golfo di Finlandia. Le batterie costiere rimasero in silenzio finché le navi russe non furono a tiro e poi spararono una salva. Centrarono uno dei cacciatorpediniere che si ritirò prontamente fuori tiro dietro una cortina fumogena. Colpirono direttamente nella sala macchine anche il Kirov, che, perdendo rapidamente potenza, si sganciò alla massima velocità possibile e ritornò a Kronstadt. Sul terreno, i finnici non se la cavarono altrettanto bene. Come pensava Mannerheim, la principale offensiva sovietica fu sferrata sull'istmo di Carelia. Lì, su un fronte di 80 chilometri, Merezkov aveva concentrato centinaia di reparti appoggiati da migliaia di carri armati. Davanti alla principale linea difensiva, Mannerheim aveva creato una zona cuscinetto profonda da 20 a 45 chilometri in cui i villaggi erano stati abbattuti ed erano state deposte mine e trappole esplosive. Circa 21.000 soldati presidiavano i punti più forti di questa zona. Il loro scopo era disorganizzare le forze sovietiche prima che raggiungessero la linea difensiva principale. In alcuni luoghi questa strategia funzionò.
Sulla costa sud-occidentale, i russi incontrarono una resistenza decisa davanti al villaggio di Terjoki, dove i finnici contrattaccarono durante la notte del 30 novembre e riconquistarono le posizioni perdute. Ma altrove le abbandonarono, a volte al semplice annuncio dell'approssimarsi degli invasori. Il 4 dicembre, Mannerheim irruppe furiosamente nel quartier generale di Ostermann per ingiungergli di ordinare alle forze della zona cuscinetto una più decisa resistenza all'avanzata sovietica. Il generale, che considerava la sua strategia troppo rischiosa per quelle truppe semi-addestrate, gli offrì le sue dimissioni, che egli rifiutò. Se il nemico avesse raggiunto in quel momento la linea di difesa principale, avrebbe messo seriamente in crisi i ranghi finnici. Ma i russi avanzavano lentamente. Le loro pesanti colonne motorizzate restavano bloccate per ore in giganteschi ingorghi. Le loro avanguardie raggiunsero la linea Mannerheim solo il 6 dicembre e soltanto l'8 poterono disporre di significative quantità di artiglierie e munizioni. A quel punto Mannerheim ricevette allarmanti rapporti dai 1000 chilometri di frontiera con l'Unione Sovietica a nord del lago Ladoga, collegati da strade e ferrovie discretamente sviluppate, su cui stavano avanzando ben 3 divisioni sovietiche, forze molto più consistenti di quanto Mannerheim pensava che la logistica russa avrebbe potuto sostenere. Lassù non c'era alcuna linea difensiva adeguata. I 4 corpi finlandesi in zona erano troppo deboli per tenere le posizioni e dovevano affidarsi a una tattica di difesa mobile. I loro genieri fecero saltare una diga sul lago Suojärvi, circa 16 km a nord-est del Ladoga, allagando per alcune ore il terreno su cui si dirigeva la principale avanzata sovietica prima che l'acqua si gelasse. Il 3 dicembre i finnici tentarono un contrattacco, ma l'improvvisa comparsa dei carri nemici li costrinse a fermarlo. Si sganciarono rapidamente e indietreggiarono fino alla riva occidentale del fiume Aitojoki. Il giorno seguente i russi lo attraversarono in forze, spingendo indietro i difensori fino a Tolvajari. Se l'avessero conquistata, avrebbero potuto prendere la strada che costeggiava il Ladoga a nord e piombare alle spalle della linea Mannerheim. Ancora più a nord, le divisioni sovietiche 163 e 44 si trascinavano attraverso sentieri e mulattiere in direzione di Suomussalmi, una cittadina di 4.000 abitanti sulla strada di congiunzione fra il nord e il sud del paese. Mannerheim era così sicuro che il nemico non avrebbe potuto operare in una zona così remota che aveva dispiegato lì solo alcune compagnie di guardie di frontiera. I russi le oltrepassarono facilmente. E il 7 dicembre entrarono a Suomussalmi. Da lì avanzarono a ovest lungo lo stretto territorio finlandese, tagliando in due la nazione. Con l'eccezione del rovescio navale di Hanko, la prima settimana di operazioni andò bene per i sovietici. Sembrava che in pochi giorni avrebbero potuto conseguire una completa vittoria. Erano così fiduciosi che avevano insediato un nuovo governo in uno dei villaggi conquistati nell'istmo di Carelia, un governo che contavano di installare a Helsinki nel prossimo futuro. Nella capitale molti ministri e molti ufficiali veterani erano prossimi alla disperazione. Un comandante più giovane e meno esperto avrebbe potuto cedere al panico. Ma questa era la quinta guerra di Mannerheim e lui accolse questa gravissima crisi con calma glaciale. Era stato sorpreso dalla vastità del primo assalto dei sovietici, ma sapeva che distanze così lunghe avrebbero messo a dura prova la loro logistica. Sebbene le forze finniche fossero ovunque in ritirata, non erano state annientate. Mannerheim reagì prontamente. Mise il maggior generale Waldemar Hartland, un veterano del 27° Jäger, al posto del comandante del 4° Corpo, che non era stato capace di prevenire il disastro a nord del lago Ladoga. Ridispiegò anche i suoi scarsi effettivi, mandò rinforzi al 4° Corpo e a Suomussalmi, ma tenne il grosso dell'esercito concentrato sull'istmo di Carelia. Poteva permettersi di perdere terreno ovunque, ma non lì. Assalto alla linea Mannerheim. Merezkov sapeva che sul fronte carelliano i finnici avrebbero concentrato la maggior parte delle forze al centro del lato occidentale della linea Mannerheim, a Summa,
dove un evoluto sistema stradale e ferroviario conduceva a nord-ovest, verso Viipuri e da lì a Helsinki. Quindi decise di attaccare per primo il fianco orientale della difesa finnica vicino al villaggio di Taipale, sulla riva del lago Ladoga. Riteneva che una discreta pressione su quel punto li avrebbe indotti a spostare lì delle forze, facilitando il suo attacco a Summa. Il 6 dicembre le prime avanguardie sovietiche attraversarono il fiume Taipale, trovandolo apparentemente indifeso. Altri battaglioni le seguirono per sfruttare quella che sembrava una falla nella linea Mannerheim, ma non lo era. Quegli sfortunati russi avanzarono verso un mattatoio accuratamente preparato che si trovava sotto il tiro di cannoni e mitragliatrici finniche. Le prime ondate di invasori furono falciate da un torrente di fuoco. Con grande stupore dei difensori, i russi continuarono a mandare truppe in quella che era ormai evidentemente una trappola. Non riuscivano a capire la strategia di Merezkov, pronto ad accettare forti perdite pur di ingaggiarli in una battaglia campale per stornare forze da Summa. Prima dell'alba del 14 dicembre, l'artiglieria sovietica diede luogo al suo primo massiccio bombardamento dall'inizio della guerra. Alle 11.30 il bombardamento si intensificò. Carri armati sovietici, seguiti da ranghi serrati di fanteria, cominciarono ad avanzare. I finnici attesero che arrivassero alla prima linea difensiva e aprirono il fuoco. I proiettili Shrapnel aprirono larghi vuoti nelle fitte masse di fanti sovietici e un carro dopo l'altro venne colpito. Ci vollero solo 5 minuti per fermare l'impeto di questo primo assalto e costringere il nemico a una precipitosa ritirata. Merezkov lanciò altre 2 divisioni nella battaglia e rafforzò l'artiglieria con altre 84 batterie. Sebbene avesse sperato in uno sfondamento, ritenne tuttavia che lo scontro avesse raggiunto una tale intensità da aver almeno assorbito tutte le riserve finniche e quindi che fosse tempo di cambiare l'asse dell'attacco. Alle 5 del 17 dicembre sferrò la sua principale offensiva contro la linea Mannerheim a Summa. Un massiccio schieramento di artiglieria martellò per 5 ore le posizioni finlandesi. Fu il bombardamento più pesante mai effettuato al mondo, dopo quello che si abbatté sul fronte occidentale all'inizio di novembre del 1918. Muovendosi lungo i corridoi lasciati intatti dall'artiglieria, i genieri sovietici avanzarono in ordine sparso nel tentativo di disinnescare le mine e di rimuovere gli ostacoli. Dietro di loro rombavano i carri, accompagnati all'inizio da reparti di fanteria, ma il coordinamento era insufficiente. I fanti venivano lasciati indietro, creando spazi vuoti tra loro e le forze corazzate. Scorgendo la possibilità di approfittare di questa debolezza, le artiglierie e i mortai finnici aprirono il fuoco sulla fanteria. I carri avanzavano da soli verso le file di ostacoli granitici. Si inerpicavano coi cingoli sui monoliti, rimanendo bloccati in verticale. A quel punto le armi anticarro finniche li colpivano. Spesso le squadre armate di Bofer da 37 mm riuscivano a centrare le vulnerabili pance dei carri con i loro formidabili proiettili da un chilo, distruggendo le trasmissioni e uccidendo membri dell'equipaggio. In molti punti della sezione di Summa, la linea Mannerheim era fiancheggiata da laghi gelati. Quando l'attacco frontale dovette fermarsi, Merezkov ordinò un'avanzata attraverso quei laghi, nel tentativo di aggirare le linee di difesa. Ma le sponde erano irte di macigni granitici, scogliere e dense foreste. C'erano solo poche vie d'uscita dalla maggior parte dei laghi che incanalavano l'avanzata sovietica. Difese da ben piazzate armi anticarro e da soldati in agguato, queste uscite si trasformavano in luoghi di massacro. Il 19 dicembre, Merezkov cominciò a essere preso dalla disperazione. Aveva promesso a Stalin la vittoria per il suo compleanno, il 21 dicembre.
Mentre i battaglioni marciavano a ranghi serrati sui campi di mine, ripulendoli a prezzo di molte vite, i carri KV entrarono in azione per la prima volta. Un reparto di questi mostri da 47 tonnellate riuscì ad aprirsi la strada attraverso una parte della linea Mannerheim ed entrò a Summa. Ma la falla fu presto sigillata. I fantifinnici piombavano dai tetti delle case sulla cima dei carri, sparando sugli equipaggi attraverso le feritoie visive, mentre altri venivano colpiti dalle bottiglie Molotov. Il 20 dicembre i comandanti delle forze corazzate riferirono a Merezkov che l'assalto alla linea Mannerheim era costato 250 carri, la maggior parte dei quali persa attorno a Summa. Anche le perdite umane erano state terrificanti. Il contrattacco. Quando il generale Ostermann osservò il campo di battaglia col binocolo, la vista delle dozzine di carri bruciati e delle masse di fanti sovietici morti lo convinse che era giunta l'ora del contrattacco. Mannerheim era molto più cauto, ma anche lui sembrava contagiato da un nuovo spirito di ottimismo. Alle 6.30 del 23 dicembre, le artiglierie finniche aprirono un intenso fuoco di 10 minuti, dopo il quale tre divisioni, la prima, la quarta e la sesta, si lanciarono contro i russi. Superarono i loro avamposti con relativa facilità, ma col proseguire dell'avanzata, la resistenza nemica aumentò. Di fronte alla risoluta reazione sovietica, le divisioni finniche cominciarono a sfaldarsi in un disordine generale, in cui i soldati non obbedivano più agli ordini degli ufficiali. Rendendosi conto del disastro cui stava andando incontro, Mannerheim fermò l'attacco. Il 23 dicembre i finnici persero 1.500 uomini, un tragico bilancio che dà la misura del costo di operazioni simili. Altrove, sebbene armate alla leggera e sommariamente addestrate, le truppe finniche avevano cominciato a contrattaccare le colonne sovietiche. Muovendosi rapidamente con gli sci attraverso le vaste foreste a nord dell'Adoga, i battaglioni in divisa bianca aggiravano il nemico colpendolo da direzioni inaspettate. Da queste piccole operazioni guerrigliere emerse poco a poco una serie sempre più significativa di micidiali contrattacchi. Tutto cominciò immediatamente a nord dell'Adoga, nella zona intorno a Tolvajärvi e Ilomantsi. Il 6 dicembre, il giorno dell'indipendenza finnica, il colonnello Paavo Talveler, un vecchio amico di Mannerheim, riferì al suo quartier generale a Mika che le fortune del paese avevano toccato il fondo. Mannerheim fu breve e chiaro. Tutte le forze finniche nel corridoio di Tolvajärvi e Ilomantsi dovevano essere inquadrate nel gruppo di Talveler. Il colonnello doveva puntare a nord e stabilizzare la situazione, ma era più facile a dirsi che a farsi. Quando raggiunse il fronte, trovò uomini spaventati, demoralizzati e pronti a ritirarsi ulteriormente. Si rese conto che bisognava trovare una rapida soluzione prima che l'intera linea di difesa a nord dell'Adoga si dissolvesse. Il modo migliore di risollevare il morale delle truppe era conseguire un'immediata vittoria. Mostrando un'audacia che rasentava l'irresponsabilità, Talveler selezionò alcune compagnie che sembravano reagire meglio delle altre e poco prima di mezzanotte le mandò, attraverso il lago gelato di Tolvajärvi, a colpire i bivacchi sovietici. Alle 2 del 7 dicembre, 140 finnici, armati tra l'altro di 16 mitragliatrici leggere, presero posizione su un basso promontorio in vista di un battaglione russo accampato attorno a fuochi scintillanti. Un obiettivo facile e visibile, come raramente se ne presentavano. I finnici aprirono il fuoco. Una pioggia di proiettili si abbatté sulla formazione sovietica per 4 minuti, riducendola a un branco di disperati senza vie d'uscita. Alla fine non c'era più nulla che si muovesse, l'intero battaglione era stato annientato. Le unità russe a destra e a sinistra cominciarono a sparare selvaggiamente, colpendosi fra loro. I finnici scivolarono via sul ghiaccio al suono di una battaglia ancora più feroce, in cui i russi si uccidevano l'un l'altro. La notizia del successo rinvigorì il morale dei difensori. Il giorno seguente, l'8 dicembre, una formazione al comando del colonnello Par Elkholm tese un agguato a un battaglione russo e lo annientò mentre cercava di uscire da un acquitrino gelato.
Dopo quest'altro successo, Thalweiler si sentì abbastanza fiducioso da ordinare un contrattacco generale. Nei due giorni seguenti, i finnici continuarono a colpire i fianchi delle distanziate unità sovietiche. La temperatura aveva raggiunto i 26 gradi sotto zero, lo strato di neve era profondo e solido e i russi non avevano sci. Mentre venivano attaccati da ogni parte, il comando ordinò un contrattacco aereo che sollevò il loro morale, ma ebbe scarso effetto sul nemico ben mimetizzato. Il 21 dicembre due compagnie finniche attraversarono il lago gelato di Tolvajärvi per attaccare il villaggio di Oglajärvi da nord, mentre altre due compagnie lo attaccavano da sud. I russi avevano trasformato ogni edificio in una casamatta e ognuno dovette essere distrutto con granate, bottiglie Molotov e dinamite. Fu un compito sanguinoso ed estenuante, ma alle 14 il nemico era in ritirata. La pressione continuò per altri due giorni e quando Mannerheim fermò l'attacco il 23 dicembre, i finnici avevano raggiunto il fiume Aitojoki. Dall'inizio dell'offensiva, il 7 dicembre, dei 6.000 uomini che componevano le forze di Thalweiler, 1.370 erano stati feriti e 630 uccisi. I finnici contarono 4.000 cadaveri sovietici e calcolarono che i feriti fossero stati 5.000, 600 dei quali catturati. La battaglia per i Mottis. Nella parte più meridionale della sponda settentrionale del Ladoga, il generale Hartland lanciò una controffensiva sulla 168esima divisione sovietica dispiegata lungo dozzine di chilometri di strade ghiacciate. Mentre le truppe finniche si sparpagliavano attorno ai fianchi degli invasori, mordendo le loro colonne disposte in sacche allungate, le truppe russe organizzarono una difesa circolare scavando trincee. Alla seconda settimana di gennaio si erano dislocate in 11 sacche conosciute dai finnici come Mottis. Hartland aveva forze a malapena sufficienti a mantenere una pressione costante su ogni Mottis, quindi optò per una sorta di assedio mobile, in cui le truppe sugli sci avevano il compito di squilibrare il nemico attraverso una serie di attacchi, mordi e fuggi. La maggior parte dei Mottis erano troppo potenti per essere attaccati frontalmente, disponevano di reparti corazzati e di centinaia di cannoni, mentre gli uomini potevano sopravvivere a lungo nutrendosi dei loro cavalli e delle provviste paracadutate dall'aviazione. I finnici dislocarono artiglierie antiaeree attorno ai Mottis e a volte riuscirono a imitare i segnali sovietici in modo da indurre gli aerei nemici a paracadutare le provviste sulle posizioni finniche invece che sulle loro. I russi tentarono di rifornirsi anche attraverso il Ladoga ghiacciato durante la notte, ma quei convogli cadevano spesso vittime di agguati tesi dalle pattuglie sugli sci. Quando una sacca dopo l'altra si trovò a corto di provviste, i sovietici che le occupavano dovettero scegliere tra la resa e un tentativo di rompere l'assedio. Alla metà di gennaio, i 3.600 invasori di un Mottis orientale lanciarono un attacco sperando di sopraffare il solo battaglione che li assediava, ma vennero falciati dall'intenso fuoco delle mitragliatrici. Dopo il massacro, i finnici contarono 3.000 cadaveri russi, compreso quello del loro generale, circondato da 4 dattilografe, ciascuna con un fucile ancora in mano. Alla fine di gennaio, 8 degli 11 Mottis a nord del Ladoga erano caduti nelle mani del generale Hartland. La risposta di Stalin. Nel corso di dicembre, l'inquietudine con cui il Cremlino aveva accolto all'inizio le notizie dalla Finlandia si trasformò in allarme. Alla fine del mese, Stalin convocò i suoi vertici militari. Era dolorosamente consapevole che il mondo stava confrontando il suo fallimento con la rapida conquista della Polonia operata da Hitler 3 mesi prima. Ordinò l'esecuzione di alcuni comandanti sconfitti, ma questa volta si guardò bene dall'esagerare. Sapeva che la poco brillante prova dell'Armata Rossa era in parte dovuta alle sue purghe degli alti e medi quadri militari. Era uno che sapeva sopravvivere e la sua risposta alla crisi fu pragmatica. Il distretto militare di Leningrado, che aveva condotto la campagna, fu riorganizzato e ribattezzato Gruppo Nord-Occidentale dell'Esercito.
Stalin scelse come comandante in capo il generale Simeon Konstantinovich Timoshenko, un ex fabbricante di barili che aveva provato la sua efficienza durante la breve campagna polacca. Il primo passo di Timoshenko fu la divisione del gruppo in due armate, la settima e la quattordicesima. Dopo aver stabilito una nuova struttura di comando, fece affluire divisioni fresche. Come aveva fatto Merezkov prima di lui, individuò un corridoio largo 16 km nei pressi di Summa come punto ideale per uno sfondamento. Ammassò in quella zona 10 divisioni di fanteria, 5 brigate corazzate e 2800 cannoni, 50 per ogni chilometro di fronte. Durante le ultime settimane di gennaio, le pattuglie sovietiche avevano setacciato la linea Mannerheim, identificando le posizioni dei bunker e riportando perfino pezzi di calcestruzzo perché fossero analizzati. Il 1 febbraio l'artiglieria del gruppo nord-occidentale aprì il fuoco, martellando le posizioni finniche con 300.000 proiettili nelle prime 24 ore. Soltanto nel settore di Summa ne piombarono 400 al minuto. Sotto quell'intenso bombardamento, alcune fortificazioni cominciarono a cedere. Il 10 febbraio i sovietici stavano già attaccando lungo tutta la linea, costringendo i finnici a una battaglia campale che non potevano vincere. I comandanti si resero conto allarmati che presto le loro batterie non avrebbero più potuto rispondere a quelle sovietiche. Le munizioni si stavano esaurendo e gli ordini erano di non sparare se non in caso di estrema necessità. Gli artiglieri vedevano con frustrazione masse di fanti russi arrivare a tiro dei loro pezzi, che tuttavia dovevano rimanere inattivi. Potevano contare solo sulle mitragliatrici, sui fucili e sui mortai per impedire lo sfondamento. Ma la linea Mannerheim resisteva ancora. I russi tentarono di aggirarla, mandando colonne attraverso le acque ghiacciate del Golfo di Finlandia e dell'Ladoga. Le batterie costiere finniche colpirono la superficie gelata con proiettili anticarro, mentre l'aviazione martellava i fanti sovietici, spingendoli verso le fratture, in cui molte centinaia di essi caddero e annegarono. Il 12 febbraio una fitta coltre di nebbia avvolse il Golfo di Finlandia. Così protetti, i russi arrivarono fino a 50 metri dalle coste finniche, ma la nebbia si alzò e le mitragliatrici dei difensori li fecero a pezzi. Finora i finnici avevano riportato sorprendenti successi, ma alla fine la sproporzione delle forze cominciò a farsi sentire. Alla seconda metà di febbraio le riserve finniche erano ridotte a pochi reparti di sedicenni o di riservisti oltre i 50. Il 14 febbraio le perdite nel settore di Summa erano arrivate a un punto critico e Mannerheim autorizzò la ritirata. Ma una volta perduta Summa, il resto del fronte non era più difendibile. Alle 16 del 15 febbraio, Mannerheim ordinò una ritirata generale su una linea intermedia molto meno fortificata. C'erano solo due cose che avrebbero potuto salvare la Finlandia: la primavera e un intervento delle potenze straniere, l'Inghilterra e la Francia in primo luogo. Sfortunatamente l'inverno 39-40 fu uno dei più lunghi e freddi del XX secolo. L'intervento esterno si rivelò illusorio come la primavera. Qualche aiuto era arrivato, ma si trattava solo di alcune compagnie semi-addestrate e di alcuni battaglioni di volontari idealisti, soprattutto svedesi, e in minore misura provenienti da molti altri paesi europei e dagli Stati Uniti. Il 29 febbraio i diplomatici finnici erano sul punto di accettare le nuove pretese sovietiche quando giunse un messaggio urgente da Parigi. Il governo francese invitava la Finlandia a resistere, promettendo l'invio immediato di 50.000 soldati e 100 bombardieri. Rafforzati da questa promessa, i finnici rifiutarono le proposte sovietiche. Ma l'offerta francese dipendeva dalla collaborazione dell'Inghilterra, che invece era intenzionata a inviare forze in Norvegia e Svezia per ostacolare i rifornimenti di ferro per la Germania e non era necessariamente interessata a intervenire in Finlandia contro i russi. Inoltre, una spedizione anglo-francese avrebbe dovuto ottenere dai governi di Norvegia e Svezia il permesso di transito sul loro territorio, permesso che non parevano disposti a concedere. La Finlandia rivolse loro un appello disperato in questo senso, pur sapendo che sarebbe stato respinto. In realtà, i suoi diplomatici avevano già capito di non avere altra scelta che la resa. Il 13 marzo firmarono un armistizio che concedeva a Stalin tutto quello che voleva. La
La guerra russo-finnica era durata esattamente 105 giorni. La Finlandia aveva avuto 25.000 morti e 43.500 feriti su una popolazione complessiva inferiore a 4 milioni di persone. Le perdite sovietiche erano state molto più pesanti, almeno 250.000 morti e circa lo stesso numero di feriti. I finnici avevano catturato 5.000 prigionieri, un numero sorprendentemente basso che la diceva lunga sulla ferocia dello scontro. Sebbene la Finlandia avesse dovuto soccombere all'inevitabile sconfitta, aveva guadagnato una reputazione di formidabile potenza minore che era meglio non disturbare. Viceversa, sebbene alla fine avesse vinto, la reputazione della Russia come potenza militare era stata distrutta. Gli osservatori inglesi e americani la degradarono a potenza di terzo livello, un gigante dai piedi d'argilla, incapace di difendersi. Anche la Germania poté fare la stessa valutazione. Di conseguenza, nell'aprile del 40, il Comando Supremo Sovietico diede inizio a un programma d'aggiornamento sulle tecniche di guerra e di radicale riforma dell'organizzazione militare, giusto in tempo. La guerra russo-finnica, prima tappa della lotta per la conquista della Scandinavia, creò le condizioni perché la guerra anglo-francese contro la Germania si espandesse in Norvegia. In Inghilterra, il primo lord dell'ammiragliato, Winston Churchill, ordinò uno sbarco a Narvik sulla costa nord-occidentale della Norvegia. Questa mossa, ostentatamente orientata ad aiutare i finnici, minacciava i rifornimenti di ferro per la Germania, costringendo Hitler a impegnarsi anche a nord. Qui la schiacciante superiorità navale inglese avrebbe potuto avere ragione della potenza tedesca. Ma il piano presentava due problemi. Primo, la Norvegia era neutrale. Secondo, Neville Chamberlain e il ministro degli esteri Lord Halifax disapprovavano la strategia di Churchill. Il 14 febbraio del 40, la ricognizione della RAF individuò nelle acque territoriali norvegesi la nave ausiliaria tedesca Altmark, che si dirigeva a tutta forza verso sud. Churchill sapeva che trasportava parecchie centinaia di prigionieri catturati a Gravsbane. Decise di liberarli anche a costo di violare la neutralità norvegese. Gli incrociatori britannici bloccarono l'Altmark in uno stretto fiordo vicino a Stavanger. Poi, su ordine di Churchill, l'abbordarono e liberarono i prigionieri. Lord Halifax ne fu inorridito, ma la Gran Bretagna si strinse attorno a Churchill. Édouard Daladier, il primo ministro francese, appoggiò l'aggressiva strategia scandinava di Churchill, non solo perché difendeva il fragile governo di unità nazionale finlandese, ma perché sperava che una spedizione in Scandinavia avrebbe sottratto energie alla pressione tedesca sulla linea Maginot. Quando la Finlandia concluse la pace con l'Unione Sovietica, Daladier fu costretto a dimettersi dopo aver perso un voto di fiducia alla Camera dei Deputati. Paul Reynaud formò un nuovo governo, ma anche lui si trovò a subire una crescente pressione per un maggiore impegno nella guerra. Londra respinse il suo progetto di una campagna sul Caspio e sul Mar Nero per tagliare i rifornimenti di carburante alla Germania. Ma nello stesso tempo gli fece la controproposta di minare le acque norvegesi per bloccare il trasporto di minerali da Narvik. Incrociatori lanciamine salparono da Scapa Flow, scortati dall'incrociatore Renown, comandato dall'ammiraglio Whitworth. Nei porti scozzesi, navi da trasporto truppe dirette a Stavanger, Bergen, Trondheim e Narvik erano pronte a fronteggiare una possibile reazione tedesca. Era un piano astuto. Quasi quattro mesi prima, il 14 dicembre del 39, Adolf Hitler aveva ricevuto un visitatore norvegese.
Il 53enne Vidkun Quisling, ufficiale in servizio e brillante matematico, era l'ex ministro della difesa e il fondatore di un nuovo partito che aveva abbracciato la dottrina nazionalsocialista, l'Unione Nazionale. Quisling odiava e temeva il comunismo sovietico e pensava che l'attacco russo alla Finlandia fosse la prima mossa di una guerra generalizzata in Scandinavia. Si proponeva di prendere il potere con l'appoggio tedesco per prevenire, come disse lui stesso, l'occupazione inglese, una guerra civile e la bolscevizzazione di tutto il paese. Hitler gli rispose che per il momento la Norvegia avrebbe dovuto restare neutrale, ma gli promise un massiccio aiuto tedesco in caso di invasione inglese. E il giorno stesso ordinò all'Oberkommando der Wehrmacht di redigere lo Studio Nord, un piano per l'eventuale occupazione della Norvegia. Comandanti, la Germania. Il grande ammiraglio Erich Raeder, comandante in capo della flotta tedesca, giocò un ruolo centrale. Fu lui che organizzò l'incontro fra Quisling e Hitler. Il controllo della Norvegia avrebbe dato ai suoi sottomarini un raggio d'azione più vasto, mentre le sue navi di superficie avrebbero potuto più facilmente eludere il blocco britannico. Il suo piano navale, presentato il 20 gennaio, prevedeva sbarchi lungo l'intera costa da Oslo a Tromsø e faceva parte integrante della Weserübung, l'operazione Weser. La cattura dell'Altmark rese immediatamente operativa questa operazione. Hitler, infuriato, ordinò che si procedesse con la massima urgenza. L'ammiraglio Günther Leutjens, comandante della flotta da guerra, fu incaricato di mettere in atto la Weserübung. Leutjens, che aveva servito negli equipaggi delle piccole navi durante la Prima Guerra Mondiale, conosceva i problemi delle battaglie sulla costa. La guida dell'operazione passò all'esercito. Il generale Nikolaus von Falkenhorst, che aveva combattuto in Finlandia nel 18, fu posto a capo del primo comando unificato interforze del mondo, che subordinava le unità della marina e dell'aviazione al comandante delle forze di terra. Convocato alla cancelleria il 21 febbraio del 40, si vide offrire questa occasione che colse al volo. Gli venne ordinato di ripresentarsi alle 17 con il piano pronto. Falkenhorst comprò una guida turistica, si chiuse nella sua stanza d'albergo e letteralmente lavorò sul retro di una busta. Decise di usare una divisione per conquistare i maggiori porti norvegesi: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim e Narvik. Sebbene non fosse dettagliato come quello dell'Oberkommando der Wehrmacht, il suo piano si basava su concetti simili. Hitler l'approvò all'istante. Per facilitare la cooperazione interforze, Falkenhorst si rivolse direttamente a lui, senza passare per il capo di Stato Maggiore. La rivalità fra le varie armi non sparì del tutto, ma nessun'altra nazione all'epoca disponeva di un'organizzazione altrettanto efficiente. Il più famoso subalterno di Falkenhorst era il comandante preferito di Hitler, il maggior generale di grande professionismo Eduard Dietl, a capo della terza divisione di montagna. Dietl, fanaticamente devoto al suo Führer, era un bavarese, un montanaro che si era iscritto al partito nazista dopo la Prima Guerra Mondiale con la tessera numero 120, precedente a quella di Hitler stesso. Nel 1920, come capitano dello Stato Maggiore bavarese, cercò di neutralizzare l'opposizione militare al tentato putsch di Hitler e più tardi divenne uno dei suoi principali informatori all'interno dell'esercito. Falkenhorst incaricò la sua divisione di prendere Narvik. Più vicina a Scapa Flow che a qualsiasi base tedesca, si sarebbe rivelata un obiettivo difficilissimo. Forze ed armi. La Germania. La Weserübung avrebbe richiesto il dispiegamento di quasi tutta la flotta germanica. Due incrociatori da battaglia, due vecchie navi da guerra, una corazzata leggera, due incrociatori pesanti, quattro leggeri, 14 cacciatorpediniere, 20 siluranti, 50 lanciamine e 31 U-boat. I più potenti erano gli incrociatori da battaglia Scharnhorst e Gneisenau, 31.000 tonnellate di stazza e un armamento principale di 9 cannoni da 280 mm, troppo piccoli per una nave di quelle dimensioni, e completamente surclassati da quelli da 380 e 407 mm, di cui erano dotate molte navi britanniche. Comunque erano pesantemente corazzati, avevano ottime contraeree ed erano veloci.
La nave più temuta era la corazzata leggera Lützow, solo 11.700 tonnellate di stazza, ma dotata di 6 cannoni da 280 mm montati su 2 torrette triple. Tuttavia, la sua armatura non era migliore di quella di una corazzata pesante e la sua velocità massima di 26 nodi era minore di quella delle navi più moderne. Nonostante il suo formidabile aspetto, la Lützow, come le altre corazzate leggere, aveva una struttura fragile. Gli incrociatori pesanti Admiral Hipper e Blücher, basati su un disegno più convenzionale, erano tra i più efficienti del mondo nella loro classe. Erano pesantemente corazzati, stazzavano 14.000 tonnellate e montavano 8 cannoni da 203 mm e 12 da 104. Come le corazzate leggere, molti incrociatori tedeschi erano armati con i formidabili cannoni da 150 mm che li rendevano micidiali nei duelli con altri incrociatori. Gli U-boat schierati ai fianchi erano per la maggior parte del tipo 7C da 865 tonnellate, armati con 4 lanciasiluri di prua e uno di poppa. Questi solidi e affidabili natanti erano il capolavoro dell'industria navale tedesca, ma i loro equipaggi erano inesperti. La superiorità navale britannica era immensa. La Germania contava sugli aerei che decollavano dalle basi terrestri per compensare lo svantaggio. Ne vennero dispiegati più di 1.000 per sostenere la Weserübung. Circa 230 caccia, 270 bombardieri e 500 velivoli da trasporto. Il momento più pericoloso sarebbe stato quello tra l'inizio dell'operazione e lo stabilimento delle prime basi aeree in Norvegia, perché il raggio d'azione degli apparecchi partiti dalla Germania non andava oltre le regioni più meridionali della Norvegia. L'eccellente ME-109 della Luftwaffe poteva raggiungere a malapena la costa sudorientale. Solo il bimotore Messerschmitt BF-110 poteva operare un po' più a nord. L'affidabile bombardiere tedesco Heinkel He-111H disponeva di un carico di bombe relativamente ricco, ma mancava di protezione. Un velivolo migliore era lo Junkers 88, che aveva un raggio d'azione più vasto, era un po' più veloce e aveva un carico di bombe appena minore. Poteva essere impiegato sia come caccia che come bombardiere da picchiata. Una volta stabilite le basi in Norvegia, i tedeschi avrebbero potuto disporre degli Junkers 87 Stuka, all'epoca il più efficiente bombardiere da picchiata del mondo, che si sarebbe rivelato particolarmente micidiale per gli obiettivi grossi come una nave. Inoltre, durante la campagna, si sarebbe visto il primo impiego operativo dei Fallschirmjäger, che trasportavano paracadutisti. La loro missione sussidiaria, detta in codice Weserübung Sud, era occupare gli aeroporti in Danimarca, a Stavanger e a Oslo. Si avvalevano anche degli Junkers 52, che trasportavano ciascuno 18 paracadutisti perfettamente equipaggiati. Il grosso delle forze terrestri tedesche destinate a questa impresa era stato preso da 5 divisioni: la 69esima, la 163esima, la 181esima, la 196esima e la 214esima. Tre di esse, la 163esima, la 181esima e la 196esima, erano state costituite nel gennaio del 40 e le altre due nell'estate del 39. Erano largamente composte di riservisti, il che indicava che se le operazioni aeronavali avessero avuto successo, all'esercito sarebbe rimasto poco da fare. Ciò nonostante, truppe specializzate vennero aggregate alla spedizione. Come i paracadutisti, furono incaricate di occupare obiettivi chiave di supporto alla campagna. Le più famose, la seconda e la terza divisione di montagna, erano composte principalmente da austriaci, anche se includevano alcuni bavaresi. La seconda, di base a Innsbruck, era composta quasi interamente da tirolesi, mentre la terza, che un tempo faceva parte dell'esercito austriaco, era stata integrata nella Wehrmacht dopo l'annessione. Gli uomini che la componevano provenivano da Graz e il loro comandante era il famoso maggior generale Eduard Dietel. Erano tutti genuini montanari, abituati a un clima anche più freddo di quello dell'estremo nord norvegese. Forze e armi, Inghilterra e Francia. Miglia a nord, a Scapa Flow, si trovava la base principale della flotta nazionale inglese. Nella primavera del 40 era costituita da 14 corazzate e incrociatori da battaglia, più di 2 dozzine di incrociatori pesanti e leggeri, una 60ina di cacciatorpediniere e 50 sottomarini. Vantava anche 4 portaerei, la Eagle, la Hermes, la Furious e l'Ark Royal.
Il tallone d'Achille di questa forza immensa era la sua vulnerabilità agli attacchi aerei. Le navi erano dotate di un doppio ponte corazzato e di cannoni ad alta angolazione, precisi solo quando non erano in mare aperto e lenti a sparare. Per migliorare il fuoco antiaereo, la Marina introdusse le corvette di classe Bittern, dotate di 3 doppie contraeree da 101 mm, di un nuovo sistema di controllo di fuoco e di nuovi stabilizzatori. Rappresentavano un salto di qualità nella difesa antiaerea della Royal Navy, ma ce n'erano solo 4 in servizio. I portaerei, da cui potevano decollare solo 150 apparecchi in tutto, tra siluranti Fairey Swordfish e bombardieri da picchiata Bulkburn Skua, fornivano una protezione insufficiente. In più, solo la Bristol Blenheim della RAF poteva raggiungere la Norvegia dalle basi britanniche. Le 5 brigate di fanteria destinate alla Scandinavia provenivano dall'esercito territoriale. Nel 1939 la loro forza era stata raddoppiata. I battaglioni erano stati divisi tra soldati regolari e reclute inesperte, erano stati disorganizzati e la loro capacità di combattimento drasticamente ridotta in attesa che le reclute fossero completamente addestrate. Le brigate erano armate alla leggera, prive di forze corazzate e di artiglieria e non erano pronte a nulla di così complesso come un'operazione anfibia sulle coste norvegesi. Anche i francesi avevano dislocato forze in Scandinavia, elementi dei cacciatori delle Alpi e della legione straniera. I primi erano sciatori esperti, ma la loro logistica aveva dimenticato di fornire le stringhe per attaccare gli sci agli scarponi. Veserubu, le prime operazioni navali. Nelle settimane che seguirono la cattura dell'Altmark, Hitler ebbe numerosi rapporti concernenti le intenzioni britanniche di impadronirsi dei porti norvegesi per controllare quelle acque. Il 2 aprile annunciò che avrebbe dato il via alla Veserubung alle 5:15 del 9. Fra il 3 e il 6, convogli di truppe e carri armati salparono dai porti tedeschi del Baltico. Nelle prime ore del 7, l'ammiraglio Leutjens ordinò agli incrociatori Scharnhorst e Gneisenau di congiungersi a 10 cacciatorpediniere con 2.000 soldati a bordo e di convergere verso Narvik. Lo stesso ordinò all'Admiral Hipper in convoglio con 4 cacciatorpediniere cariche di 1.700 soldati. Procedettero in un mare sempre più agitato. Battute da venti occidentali, i cacciatorpediniere faticavano a mantenere i 26 nodi dello Gneisenau. All'alba dell'8, 3 di esse erano rimaste separate dal convoglio. Nel frattempo, a Scapa Flow, la ricognizione aveva segnalato questi movimenti delle navi nemiche lungo le coste norvegesi. All'ammiraglio inglese Forbes fu subito evidente la loro intenzione di superarle e di piegare a ovest per raggiungere l'Atlantico del Nord. Finalmente era arrivata l'occasione di una battaglia per le sue cannoniere. Ordinò lo sbarco delle truppe a bordo degli incrociatori e dei cacciatorpediniere per l'operazione R4 e spedì la flotta nazionale a nord-est per colpire la coda del convoglio tedesco. Ordinò anche all'ammiraglio Whitworth, a bordo dell'incrociatore da battaglia Renown al largo di Narvik, di procedere a sud lungo la costa per bloccare il tentativo tedesco di piegare a ovest. Forbes aveva stretto le navi nemiche in una morsa, ma non se n'era reso conto. Il primo scontro fra le due flotte avvenne casualmente. Il 6 aprile il cacciatorpediniere Glowworm di scorta al Renown era rimasto separato dal resto del convoglio. Subito dopo l'alba dell'8, a circa 100 miglia a nord-ovest di Trondheim, si imbatté nei cacciatorpediniere Hans Ludemann e Arnim, anch'essi tagliati fuori dall'insieme delle loro forze. Per quasi un'ora si scambiarono un fuoco inefficace che tuttavia attirò nella battaglia l'incrociatore pesante Admiral Hipper. Le sue cannonate abbatterono l'albero maestro e le antenne radio del Glowworm. Conscio che era impossibile sganciarsi, il suo comandante, il capitano di corvetta Broadmead Rope, si avvicinò all'Admiral Hipper e gli lanciò 5 siluri, tutti a vuoto. Colpito di nuovo da un proiettile da 203 mm, il Glowworm sparò il suo ultimo siluro e poi puntò dritto sull'incrociatore nemico. Sfrecciando tra le onde a 20 nodi, si abbatté con le sue 1.300 tonnellate sulla parte destra dello scafo, devastando una quarantina di metri di placca corazzata e distruggendo i lanciasiluri. Quando si staccò, i cannoni dell'Admiral Hipper l'affondarono. I tedeschi riuscirono a salvare dalle gelide acque del Mar di Norvegia soltanto 31 sopravvissuti. Questa battaglia, sebbene eroica, dimostrò che il coordinamento della Royal Navy era carente. Avendo ricevuto un breve segnale radio dal Glowworm,
Forbes inviò delle navi nella zona, ma fallito il contatto, concluse che i tedeschi avevano già piegato a ovest. Presto arrivò un'apparente conferma di questa opinione. Nel pomeriggio il convoglio tedesco diretto a Trondheim aveva raggiunto il suo obiettivo, ma aveva cambiato rotta diverse volte per attendere il suo appuntamento con le altre forze alle 5:15 del mattino seguente. Un ricognitore inglese, vedendolo dirigersi a ovest, lo comunicò all'ammiraglio Whitworth, che immediatamente guidò all'inseguimento l'incrociatore Renown, su cui si trovava, e i cacciatorpediniere di scorta, lasciando sguarnito l'approccio a Narvik. Ricevuto lo stesso messaggio, anche Forbes, che si trovava a circa 200 km a sud di Trondheim, fece rotta verso ovest, aveva intrappolato il grosso della flotta tedesca e ora lo liberava per andare in cerca di una fantomatica battaglia navale. Alle 4 del 9 aprile, il Renown, raggiunto finalmente lo Gneisenau e lo Scharnhorst, attaccò battaglia distruggendo il sistema di controllo di fuoco del primo. Loitiens fuggì verso nord-est, coprendo la fuga con una cortina fumogena. Non voleva rischiare le due più grandi navi tedesche. Inoltre, la sua missione era compiuta. Aveva consentito alle forze di invasione di dislocarsi sulle 5 posizioni chiave lungo le coste norvegesi, cosa che solo adesso gli inglesi stavano cominciando a capire. Praticamente nello stesso tempo, il mattino del 9 aprile, due squadriglie di Fallschirmjäger volavano sulla Danimarca. L'operazione sussidiaria Veserubung Sud era in corso. I paracadutisti si impadronirono del vitale ponte di Vordingborg, la porta d'ingresso per Copenaghen. Nel frattempo, ad Aalborg, nello Skagerrak, altri paracadutisti conquistarono la base più importante dell'aviazione danese. Un colpo ugualmente spettacolare fu messo a segno nel cuore di Copenaghen. Truppe tedesche sbucate dal cargo mercantile Hansestadt Danzig si impadronirono senza trovare resistenza del Citadel e del Palazzo Amalienborg, residenza ufficiale del re. Veserubung, l'attacco anfibio e aereo. Mentre i danesi si svegliavano sotto l'occupazione tedesca, altri paracadutisti furono lanciati sulla base aerea norvegese di Sola, vicino a Stavanger. Le truppe a difesa aprirono il fuoco, uccidendone molti prima che toccassero terra. I caccia ME-109 di copertura, che operavano al limite del loro raggio d'azione, martellarono la base, consentendo al resto dei paracadutisti di completare l'atterraggio, raccogliere le armi e aggregarsi in unità d'assalto. A Stavanger ci fu il primo episodio di resistenza a un assalto di paracadutisti. I Fallschirmjäger raggiunsero il loro scopo, ma le perdite furono pesanti. Lungo tutta la costa norvegese, le truppe anfibie tedesche si stavano avvicinando ai loro punti di sbarco. Il cargo Roda, diretto a Stavanger con personale della Luftwaffe e batterie contraeree, fu affondato dal cacciatorpediniere norvegese Sleipner. L'Admiral Hipper e la sua scorta ebbero migliore fortuna ed entrarono nel porto di Trondheim, sorprendendo le sguarnite batterie costiere. A Bergen, gli incrociatori Köln e Königsberg, alla guida di due navi da carico e 8 piccole torpediniere, entrarono in porto indisturbati, segnalandosi come un convoglio inglese. Presso Narvik, il commodoro Bonte, a bordo del Wilhelm Heimkamp, scortato da cacciatorpediniere, entrò nel porto e affondò la lancia costiera Eidsvold. Nel frattempo, il cacciatorpediniere Arnim, inserendosi fra le navi schierate a difesa del porto, silurò la Norge, che prese fuoco, si capovolse e affondò. Presa dal panico, la guarnigione norvegese fuggì disordinatamente. Intanto, molto più a sud, l'incrociatore pesante Blücher, la corazzata leggera Lützow, l'incrociatore leggero Emden e 13 navi più piccole erano entrati nel fiordo di Oslo circa alle 4. Un'ora dopo, mentre le navi tedesche oltrepassavano Drøbak, dove il fiordo si restringe a meno di 600 metri, le batterie norvegesi aprirono il fuoco. Il Blücher, colpito nella Santa Barbara, esplose, si capovolse e affondò con più di 1000 uomini. I bombardieri He-111H si precipitarono sulle batterie. I caccia norvegesi Gloster Gladiator intercettarono le prime ondate, ma furono abbattuti a loro volta dai caccia tedeschi ME-110. Altri ME-110 atterrati all'aeroporto di Oslo mitragliarono i difensori a copertura dell'atterraggio dei paracadutisti. Furono lanciati da successive ondate di Junkers 52 finché non formarono un'intera brigata.
quindi marciarono su Oslo, dove il capitano Spiller, attaché militare all'ambasciata tedesca, le informò che il re e il governo erano fuggiti ad Amar, un centinaio di chilometri a nord. Per nulla scoraggiati, i tedeschi partirono per quella città su camion requisiti, ma a metà strada si imbatterono in un blocco di tiratori scelti di un club di tiro locale. Nella battaglia che seguì subirono perdite pesanti e furono costretti alla ritirata. Alle 19.30 Vidkun Quisling annunciò alla radio che era a capo di un nuovo governo e ordinò il cessate il fuoco. Ad Ammar il governo legittimo era diviso. Il re e alcuni ministri volevano continuare a combattere, ma molti altri, compreso il comandante in capo, generale Laache, consigliavano la capitolazione. Il 10 aprile i sostenitori del re prevalsero. Il generale Laache fu sostituito dal colonnello Rouge come comandante in capo. Alle 6 dell'11 aprile Rouge indirizzò un discorso radiofonico alla nazione. I norvegesi delle zone libere dovevano convergere nei punti di mobilitazione e resistere all'invasore formando posti di blocco per isolare le teste di ponte tedesche. L'aggressione tedesca aveva colto di sorpresa Londra. Tutti i piani degli inglesi si basavano sul fatto che il loro sbarco non avrebbe incontrato resistenza. In più, il 7 aprile la marina aveva sbarcato in tutta fretta i battaglioni destinati alla Norvegia, creando un grande caos. Afflitto dall'indecisione, il governo alla fine ordinò di attaccare Narvik. Al largo della Norvegia, gli inglesi avevano una schiacciante superiorità navale. I loro sottomarini silurarono il Karlsruhe e il Lützow e il mattino del 10 aprile 15 skuas degli squadroni 800 e 308 decollati da Orkneys affondarono la Königsberg a Bergen. Per la prima volta dei bombardieri da picchiata avevano affondato una nave da guerra. Più a nord, poco prima dell'alba dello stesso giorno, il capitano Warburton Lee aveva condotto i suoi cacciatorpediniere Hardy, Hunter, Havoc, Hotspur e Hostile nel fiordo di Narvik. Nevicava e la sorpresa fu totale. Evitando abilmente le navi mercantili, l'Hardy centrò la poppa dell'Heidkamp. Subito dopo, l'Hunter e l'Havoc spararono proiettili e siluri affondando l'Anton Schmidt e danneggiando seriamente Lance Ludemann, mentre lo Style centrò con due siluri il Dieter von Röder. Credendo che ci fossero sei cacciatorpediniere tedesche a Narvik e avendone colpite quattro, Warburton Lee lanciò le sue navi in un secondo attacco, questa volta evitando di misura i siluri sparati dal Dieter von Röder. Dopo aver inflitto altri danni e a corto di munizioni, la flottiglia si ritirò in mare aperto. All'insaputa di Warburton Lee, i tedeschi avevano altri cacciatorpediniere nascosti nei fiordi laterali. Mentre le sue navi procedevano verso il mare aperto, il Wolfgang Zenker, l'Erik Kölner e l'Erik Giese emersero dal fiordo di Herjang per inseguirle. Più avanti uscirono da un altro fiordo il Georg Thiele e il Bernd von Arnim. L'Hardy, alla testa del convoglio inglese, subì il fuoco incrociato delle due navi nemiche. Ripetutamente colpito col ponte insanguinato su cui giaceva morente Warburton Lee, l'Hardy puntò sulla costa e si arenò. Il secondo della colonna, l'Evok, raggiunse la salvezza, ma il terzo, l'Hunter, colpito ai motori, perse velocità. Il quarto, l'Hotspur, con la visibilità offuscata dal fumo, lo urtò di lato, mandandolo alla deriva e rendendolo facile preda degli inseguitori. All'uscita dal fiordo, le superstiti navi inglesi incontrarono la tedesca Rauenfels, che trasportava munizioni. L'Evok aprì il fuoco e l'enorme esplosione della Rauenfels proiettò frammenti a 1500 metri di distanza. Gli inglesi tornarono il 13 aprile con quattro moderni cacciatorpediniere di classe Tribal da quasi 2000 tonnellate, il Bedouin, il Punjabi, l'Eskimo e il Cossack. Ce n'erano anche cinque più piccoli, l'Hero, il Forester, il Foxhound, il Kimberley e l'Icaro. Li accompagnava l'HMS Warspite, un vascello da 30.000 tonnellate con otto cannoni da 381 mm. All'entrata del fiordo, uno degli aerei Swordfish di scorta, avvistato un U-64, lo affondò con una bomba da 45 kg. Con l'appoggio aereo degli Swordfish, la Warspite apparve al Kunne, che sparì oltre il fiordo per unirsi ai Ludemann, Zenker e Arnim. Girato il promontorio, i 381 della Warspite si scatenarono sul Kölner e lo spezzarono in due. Le forze britanniche, appoggiate dagli Swordfish decollati dalla portaerei Furious, incalzarono le navi nemiche fino al fondo del fiordo, in cui non c'era via di scampo. Lottando con disperato valore, i tedeschi riuscirono a infliggere danni a tre cacciatorpediniere inglesi, ma alla fine dovettero soccombere. «Li abbiamo ridotti a conchiglie», proclamò il capitano Crutchley, comandante della Warspite.
Il giorno seguente, il maggior generale Mackesy, comandante di terra, arrivò ad Arstad, seguito in breve dalla 24esima brigata di guardie. Sbarcarono anche l'ammiraglio Lord Cork e Orrery, il comandante navale. Il generale e l'ammiraglio avevano esigenze diverse. Mackesy doveva assediare Narvik, ma non attaccarla finché le linee logistiche non fossero state pronte. Lord Cork, invece, doveva attaccare finché le forze di Dietel erano ancora sotto shock. Presto divenne chiaro che gli uomini di Mackesy non erano addestrati né equipaggiati per operazioni su montagne fredde e nevose. Lord Cork era furioso, ma non poteva fare nulla. Assediato da mare e da terra, Dietel poteva contare solo sul trasporto aereo. Gli Junkers 52, carichi delle provviste vitali, atterravano sul lago gelato di Hartvigvan. I 2600 marinai superstiti delle navi affondate furono equipaggiati con le armi catturate nei depositi norvegesi e inquadrati in 6 battaglioni di fanteria navale. Minacciata dalla pressione tedesca, anche la Svezia consentì il passaggio dei rifornimenti nel suo territorio. Dietel aspettava un attacco, ma le settimane passavano e l'unica attività erano le scaramucce con la 6ª divisione norvegese di Fleischer, appena formata. La Maurice Force e la Cycle Force. Nel frattempo, il successo del 13 aprile a Narvik aveva incoraggiato gli inglesi a progettare un attacco a Trondheim. 4 giorni dopo, un'incursione degli Stukas danneggiò seriamente un incrociatore e il progetto fu sospeso. Anche le 2 operazioni sussidiarie avrebbero dovuto essere annullate, ma non accadde. Così, il 16 aprile, la 146esima brigata di fanteria inglese e la 13esima di cacciatori delle Alpi francese sbarcarono a Namsos, un porto circa 160 km a nord-est di Trondheim. Insieme formavano la Maurice Force. La stessa sera, la 148esima brigata di fanteria, la Cycle Force, formata solo da 2 battaglioni, sbarcò nel porto di Andalsnes e Molde, circa 160 km a sud-ovest di Trondheim. Carton de Weert, un valente ufficiale, era allarmato dallo stato delle sue truppe. I battaglioni della Maurice Force erano male equipaggiati e non molto mobili. Il 20 aprile la situazione dei suoi approvvigionamenti divenne critica, quando più di 60 aerei nemici rasero letteralmente al suolo Namsos, facendo saltare un deposito di munizioni. Parte della Maurice Force era stata mandata una 90ina di chilometri a sud, lungo la costa occidentale del fiordo di Bystad, verso Trondheim. L'avanguardia, alcune compagnie della Reale Fanteria Leggera dello Yorkshire, si stava avvicinando a Verdal, sul fiume Inna, a circa 60 km da Trondheim. Altri elementi della Maurice Force erano sparsi attorno a Namsos. Il disgelo scioglieva il ghiaccio nei fiordi di Bystad e Trondheim. Alle 6 del 22 aprile, cacciatorpediniere tedesche intrappolate a Trondheim poterono così uscire per sbarcare truppe sul fianco e alle spalle della 146esima brigata. Contemporaneamente, truppe di terra uscirono dalla città per spingere il Coili a nord, verso i blocchi stradali tedeschi. Con un'epica marcia, i soldati dello Yorkshire evitarono quei blocchi inoltrandosi all'interno, in mezzo alla neve alta un metro, trasportando i feriti e le provviste su slitte requisite. Il 23 aprile, l'intera Maurice Force era in ritirata verso Namsos. Nel frattempo, la 148esima brigata, invece di cooperare con loro, si era spostata a sud di Lillehammer, trincerandosi sul lato norvegese del lago Mjøsa, alle pendici del Gudbrandsdal. Il 21 aprile, un preciso fuoco d'artiglieria tedesco la spinse indietro verso Faberg, 8 km a nord di Lillehammer, al vertice del lago. Qui i Leicester si trincerarono, ma presto sciatori tedeschi li incalzarono, spingendoli ancora più a nord, e questa volta si attestarono a Vardekampen Ridge, dove la valle si riduce a circa 1,5 km di larghezza. Gli inglesi e i norvegesi, occupando le creste sovrastanti, si aspettavano che i tedeschi avrebbero tentato di scacciarli da lì. Poco dopo mezzogiorno, carri armati nemici avanzarono invece sul fondo della valle, sfondarono i blocchi stradali e continuarono su per la valle, ignorando i proiettili delle armi leggere che rimbalzavano impotenti sulle loro corazze. Superati dai tedeschi, che ora controllavano la strada per il nord, i soldati inglesi e norvegesi furono costretti a salire sulle montagne sotto il fuoco sempre più preciso del nemico. Si divisero in piccoli gruppi per facilitare la marcia su quel tipo di terreno.
Molti furono catturati, alcuni furono nascosti dai montanari locali e altri sconfinarono in Svezia. Altri ancora tornarono indietro, ricostituendo la 148esima brigata. Erano 300, un quarto della forza di tre giorni prima. La 15esima brigata, una formazione regolare ritirata dalla Francia, era sbarcata ad Andalsnes lo stesso giorno. Comprendeva il primo reggimento del Coili, il primo del Green Howards e il primo dello York e Lancaster ed era ben equipaggiata con armi antiaeree, mortai e fucili anticarro. Il 25 aprile i Coili raggiunsero Kvam in una valle del Gudbrandsdal larga poche centinaia di metri. Come la 146esima e la 148esima brigata, mancavano di armamento pesante, ma piazzarono i mortai e le armi anticarro con grande professionismo. Alle 8 tesero un agguato all'avanguardia della 196esima divisione tedesca, costringendola a indietreggiare. Nonostante l'intenso fuoco e i bombardamenti nemici, i Coili resistevano ancora il mattino seguente. Si ritirarono soltanto quando arrivò l'ordine del generale Paget. Tuttavia, durante la ritirata, compirono molte azioni d'attacco di retroguardia. I Green Howard presero il posto dei Coili. Trattennero i tedeschi a Chiorn il 27 aprile e poi ancora a Otta il giorno seguente e infine a Donbass due giorni dopo. Intanto Paget aveva ricevuto l'ordine di evacuare la Cycle Force. Rouge lo considerò un tradimento. Chiese che anche i norvegesi fossero evacuati, ma gli fu risposto che non c'era tempo né spazio sui mezzi di trasporto. Rouge e il suo quartier generale si imbarcarono invece per Harstad, dove presero il comando delle forze norvegesi che combattevano attorno a Narvik. I bombardieri tedeschi contrastarono l'evacuazione facendo a pezzi Andalsnes. Incrociatori antiaerei inglesi e corvette di classe Bittern intervennero a difesa. Inoltre, caccia Gladiator che decollavano dalla superficie ghiacciata del lago Lesjaskog, una cinquantina di chilometri a sud-est di Andalsnes, e gli scouts delle portaerei ingaggiarono battaglia contro la Luftwaffe finché non la sopraffecero. Successivamente, gli aerei della Glorious e dell'Ark Royal difesero la traversata delle navi da trasporto. In tre notti, dal 30 aprile al 2 maggio, la Marina portò via 5.084 uomini, senza perderne uno solo. Nel frattempo, Carton de Weert evacuava Namsos, martellato dagli aerei tedeschi. La situazione si aggravò quando il primo ministro inglese annunciò che le truppe alleate avevano lasciato Andalsnes, informando i tedeschi che potevano concentrare la loro attività. Una fitta nebbia coprì Namsos nella notte fra il 2 e il 3 maggio, ma subito dopo l'alba gli Junkers 88 attaccarono il cacciatorpediniere Bison, colpendolo nella stiva di prua, che esplose. Il cacciatorpediniere Afridi tentò di recuperare i naufraghi, ma durante l'operazione fu a sua volta colpito, affondando in 20 minuti. Per la seconda volta in meno di tre ore, i cacciatori delle Alpi, sopravvissuti all'esplosione del Bison, si trovarono a lottare contro le onde per salvarsi. La sera stessa le forze norvegesi, abbandonate dagli alleati, si arresero ai tedeschi. La conquista di Narvik. L'evacuazione della Norvegia sconvolse l'Inghilterra. Il 29 aprile una delegazione di lord e deputati guidata da Lord Salisbury protestò formalmente con Lord Halifax per la carenza di iniziativa mostrata dal governo nella sua politica bellica. Il giorno dopo, il deputato Harold Nicholson scrisse sul suo diario: «L'impressione generale è che potremmo perdere la guerra». Il 3 maggio, il generale Ironside, capo dello Stato Maggiore Imperiale, avvertì che un aspro dibattito stava cominciando alla Camera dei Comuni. Anche in Francia, il governo Reynaud fronteggiava la pressione crescente del Parlamento. Chamberlain rispose alle polemiche durante un dibattito sulla Norvegia alla Camera dei Comuni il 7 maggio. Credeva di sopravvivere politicamente, ma l'appoggio di cui godeva si rivelò troppo esiguo. Il 10 maggio Winston Churchill diventò primo ministro. All'alba di quel giorno la Wehrmacht aveva lanciato la sua più grande offensiva contro le regioni settentrionali della Francia. Visto che corrispondeva alle aspettative degli alleati, almeno all'inizio, e che ingenti forze erano state ammassate in Norvegia, Churchill ordinò di conquistare Narvik. La superiorità alleata era schiacciante. Contro i 4.000 soldati di Dietl ce n'erano 30.000. Disponevano di 48 contraeree pesanti e 60 leggere, di caccia Gladiator e Hurricane basati a terra e di altri avioggetti su tre portaerei che davano loro la parità, se non la superiorità, nell'aria.
Avevano anche abbondanti batterie di artiglieria e reparti di carri leggeri francesi Hotchkiss. Oltre alle truppe speciali francesi della Legione Straniera e a quelle di montagna francesi e polacche, avevano reparti regolari ben addestrati. Tutto ciò rendeva ancora più imperative le ragioni dell'attacco. Le forze tedesche della Norvegia centrale, liberate dalle operazioni attorno a Narvik e Andalsnes, si dirigevano a nord, guidate dalla seconda divisione di montagna. Fin dal 4 maggio, gli inglesi avevano sbarcato sulle coste a sud di Narvik 5 compagnie indipendenti sotto il comando del colonnello Colin Gubbins per ritardare l'avanzata tedesca, ma furono aggirati. Il 10 maggio, con una temeraria operazione usando 2 idrovolanti Dornier e un vapore norvegese requisito in Nord-Norge, Dietl dispose lo sbarco di 2 compagnie di fanteria a Hemnesberget, a nord delle posizioni britanniche. Presto le navi alleate localizzarono e affondarono in Nord-Norge, ma il lavoro era già fatto. Tuttavia non bastò. I battaglioni delle guardie irlandesi e scozzesi riuscirono a rallentare la seconda divisione di montagna tedesca. Il 12 maggio l'attacco a Narvik era finalmente in corso. Preponderanti forze norvegesi, francesi e polacche sbaragliarono il nemico sulla penisola di Skanland, lunga 50 km e larga da 16 a 24, che costituiva la costa settentrionale dei fiordi di Oto ed Eriang, il canale di congiunzione di Narvik al mare. A Londra, Churchill fu estremamente soddisfatto di questa prima vittoria. Il 13 maggio, il nuovo ministro della guerra, Anthony Eden, garantì all'ambasciatore norvegese che l'azione alleata in Norvegia sarebbe proseguita con la massima energia, un impegno che evidenziò rimpiazzando Mackesy con il tenente generale Claude Auchinleck, esperto nella guerra di montagna. Ma il 15 maggio l'offensiva tedesca ruppe il fronte a Sedan, annunciando il collasso dell'esercito francese, la capitolazione della Francia e una possibile invasione delle isole britanniche. Improvvisamente la Norvegia divenne un imbarazzante ingombro e il 23 maggio il gabinetto di guerra inglese decise di abbandonarla. Tuttavia, per salvare la faccia, decise anche che la conquista di Narvik doveva prima essere compiuta. L'attacco cominciò alla mezzanotte tra il 27 e il 28. Appoggiati da un massiccio bombardamento, il primo battaglione della Legione Straniera e un battaglione norvegese attraversarono il fiordo di Rombax per sbarcare a Hornest, a est di Narvik. Si trovarono sotto il fuoco proveniente da un'altura detta in codice Collina 457. Coperti da un intenso fuoco navale, gli attaccanti avanzarono lentamente ma inesorabilmente sulle posizioni tedesche. Nello stesso tempo, un battaglione polacco attaccò Ankers, 1,5 km a sud di Narvik, oltre il fiordo di Bais. Alle 4 arrivò la Luftwaffe, danneggiò gravemente l'incrociatore Cairo e costrinse il resto della flotta a ritirarsi nel fiordo, coprendosi con una cortina fumogena. Sparito il fuoco d'appoggio navale, i tedeschi contrattaccarono, scacciando i polacchi da Ankers e respingendo i legionari e i norvegesi giù per la collina 457. Poco dopo le 6, gli Hurricane della RAF apparvero su Narvik e si sbarazzarono della Luftwaffe. Rinforzi francesi, polacchi e norvegesi furono lanciati nella battaglia. Ridotti a circa 400 soldati di montagna e marinai, i tedeschi si ritirarono per l'unica via rimasta aperta, la strada verso est, lungo il fiordo di Bais. L'evacuazione. Lo stesso giorno, il 28 maggio, Narvik fu conquistata, il Belgio si arrese e il corpo di spedizione inglese fu evacuato attraverso il porto di Dunkerque. Il 1 giugno le operazioni per spingere le forze di Dietl oltre il confine con la Svezia furono sospese e il re Haakon fu informato che gli inglesi e i francesi se ne stavano andando. Il re e il governo li seguirono. Il 7 giugno il grosso delle forze alleate era a bordo di 6 grosse navi sul mar di Norvegia in rotta verso sud-ovest. A causa degli eventi francesi, la loro scorta era stata ridotta a un incrociatore pesante e a una flottiglia di cacciatorpediniere. A meno di 160 km lo Scharnhorst, la Gneisenau e l'Admiral Hipper li stavano cercando, ma questa volta gli alleati ebbero fortuna.
Invece del lento convoglio in fuga, gli incrociatori tedeschi trovarono la portaerei Glorious scortata da due soli cacciatorpediniere. Impossibilitata a far decollare i suoi aerei per le cattive condizioni atmosferiche, la Glorious venne affondata. Su 1600 marinai, soltanto 39 sopravvissero. I cacciatorpediniere di scorta Ardent e Acasta si nascosero dietro una cortina fumogena e attaccarono le navi tedesche con i siluri. Ma il fuoco nemico affondò entrambi, anche se un siluro della Acasta colpì la Scharnhorst, costringendola a tornare in avaria a Trondheim. Per la Royal Navy, la campagna di Norvegia finì come era cominciata quasi due mesi prima, con un incontro casuale fra cacciatorpediniere britannici e le più potenti navi del Terzo Reich. Il periodo successivo. L'invasione tedesca della Norvegia fu il primo esempio nella storia di un'operazione coordinata tra forze di terra, di aria e di mare che sarebbe servita da esempio per il futuro. I tedeschi erano stati audaci e creativi, annullando la superiorità navale alleata con la loro superiorità aerea. Al contrario, l'azione alleata era stata inetta fino alla criminalità. Non erano stati certo gli anziani comandanti inglesi a essere incapaci di adattarsi a questa nuova forma di guerra. I giovani avevano fallito, mentre i vecchi cavalli di razza come Carton de Wiart e Lord Cork avevano compiuto prodezze degne dei tedeschi. Secondo gli standard classici della Prima Guerra Mondiale, le perdite erano state davvero leggere. Nelle operazioni di terra, gli inglesi avevano perso 1.869 uomini, tra morti, dispersi e gravemente feriti, i francesi e i polacchi 530 e i norvegesi 1.335. I tedeschi ne avevano persi 5.296, tra morti e dispersi. Le perdite in mare furono pressappoco equivalenti, circa 2.500 marinai per entrambe le parti. Una portaerei, tre incrociatori, sette cacciatorpediniere e quattro sottomarini furono persi dalla Royal Navy. I tedeschi invece persero tre incrociatori, dieci cacciatorpediniere e sei sottomarini. Per gli inglesi naturalmente erano perdite sopportabili, mentre la marina tedesca non poté mai più ricostruire una forza di quelle dimensioni. Il risultato più importante per la Germania fu di aver stabilito basi navali e aeree a nord e a nord-est delle isole britanniche, da cui poteva fare incursioni sulle linee marittime inglesi e rompere il blocco navale. Ora poteva anche ricevere il ferro dalle miniere svedesi, un rifornimento che sarebbe aumentato dalle 600.000 tonnellate del 41 al 1.800.000 del 43, ma il prezzo che aveva pagato era stato caro. Il successo in Norvegia permise a Churchill di diventare il primo ministro britannico e pose le basi per la distruzione del Terzo Reich.